Leporano, 50ª edizione del torneo Sant'Emidio, il torneo tra i quattro rioni appunto di Leporano, un evento che ormai è un must per quanto riguarda appunto l'estate leporanese. Ho al mio fianco Cosimo Galeone, il quale è il presidente appunto dell'ASD Olimpia Leporano. E allora, presidente, parliamo appunto di questo evento, di questo potremmo definirlo quadrangolare, no? Semifinali e poi finale, parliamo appunto dell'importanza, delle caratteristiche di un qualcosa che proprio ormai attecchisce con il tessuto sociale e storico della cittadina leporanese. Dunque, già che parliamo della 50ª edizione del torneo di Sant'Emidio, già un fatto storico, no? In pratica è nel tessuto della nostra comunità. Questo è i quattro rioni storici appartenenti a Leporano e sono iscritti solo i residenti a Leporano, proprio per avere l'appartenenza a questa comunità. Per essere proprio la certificazione, Leporanesi DOC. Leporanesi DOC, basta avere la residenza. Purtroppo dobbiamo dire no agli altri, però è soltanto è giusto, proprio il patrono di Leporano, per cui poi viene a cavallo della festa, dei festeggiamenti del 3, 4 e 5 agosto. Questa manifestazione è il nostro obiettivo dell'associazione, è che sia di puro divertimento, è all'insegna del fair play e cercare di aggregare i giovani allo sport. Questo è il nostro obiettivo che dura da quando è nata l'associazione. È aperto alla categoria senior, anzi seniores, proprio perché bisogna essere non più ragazzini ma rientrare nei senior. Sì, perché siccome è un torneo amatoriale, dunque è aperto a tutti, perché a me fa piacere che ci siano i miei coetanei, cinquantenni, che sono qui a giocare e questo mi riempie di orgoglio e di essere molto di una felicità totale. Noi apriamo anche, abbiamo anche un discorso, anche, non è limitato solo a calcio ma anche al volley, che apriamo da domani, c'è la finale nel palazzetto dello sport Orazio Maraglino con le categorie del volley maschile e volley femminile. Cioè, okay. Questo è il nostro obiettivo, far giocare il calcio e il volley, che sono i due sport chiaramente più conosciuti nel nostro paese. Tutto qua. Al mio fianco Serena Tardiota, consigliere comunale di Leporano, delegata allo sport. L'amministrazione comunale ci tiene, ci ha tenuto tantissimo a questa manifestazione e quindi l'apporto dell'amministrazione nella persona, nell'impegno di Serena Tardiota. Parliamo del suo impegno. Sì. Buonasera a tutti, sono la delegata dello sport e questa manifestazione appunto contribuisce attivamente a rendere la comunità di Leporano attivamente unita, perché è proprio appunto lo sport che crea unione, aggregazione. È quello che ho visto in questa manifestazione che si è sviluppata, si è svolta qui nel campo e ha visto contendersi le varie squadre che si sono schierate l'un dall'altra, proprio perché lo sport crea condivisione. Penso che anche lo spirito di squadra ci sia all'interno di questa manifestazione, perché vedevo ragazzi motivati, entusiasti, sentivano la partita e appunto condividevano delle emozioni, appunto quello che lo sport fa. Dunque, premiazione per la 50ª edizione del torneo Sant'Emidio. Dunque va un premio speciale all'arbitro signor Giampiero. Allora il premio viene consegnato da Arianna. È molto importante e anche piacevole vedere gli spalti pieni. Sì, quindi certo. Una partecipazione della cittadinanza, della collettività. È proprio per questo che io ci tenevo comunque a questa 50ª edizione, nonché emblema del territorio leporanese, anche per far sì che ci fosse condivisione da parte di tutti di questa manifestazione così sentita nel territorio. Anche devo dire un terreno in terra battuta ma in buone condizioni. In buone condizioni, ci siamo, grazie all'associazione anche e all'amministrazione, che abbiamo reso questo campo in uso.
per far sì che si svolgesse nella migliore delle maniere la manifestazione. Come lunghezza, come dimensioni, non è un campo regolare come diciamo per le gare, per le partite diciamo ufficiali, però comunque come estensione è abbastanza rilevante. Ci vorrà un po' di fiato per i cinquantenni. Un ragazzo sì, però un cinquantenne deve essere in forma. Anche se si svolge in maniera amatoriale, quindi comunque con uno spirito così un po' più amichevole, un po' divertente, però all'interno di questo spirito c'è di tutto, come anche persone che magari non sono proprio calciatori di livello, però comunque contribuiscono anche loro affinché la manifestazione prenda piede, e sono convinta che prenderà sempre piede ogni anno, perché è fondamentale per un territorio, le tradizioni sono fondamentali. E ricordo che nella squadra, nello sport, non c'è io ma la condivisione, quindi non c'è spirito di gruppo, di squadra appunto. Certo. Vorrei semplicemente ringraziare l'organizzazione, ringrazio Cosimo, ringrazio Valerio, ringrazio Alessandra, ringrazio Vita. Sindaco, una manifestazione di sport all'insegna del sano divertimento, dell'aggregazione e delle tradizioni, perché i rioni fanno parte del tessuto storico delle tradizioni di Leporano. Sì, sicuramente anche quest'anno abbiamo confermato questa manifestazione. Poi vedere l'entusiasmo dei ragazzi e anche meno giovani in campo e anche quello del pubblico non può che farci piacere come amministrazione. Lo sport per noi è molto importante, quindi continueremo a sostenere queste manifestazioni. Poi io ho un progetto, un sogno, io vorrei anche un po' cercare di riportare il calcio vero a Leporano, perché il calcio a Leporano manca da tanti anni. E la nostra amministrazione vuole questo, abbiamo un po' rimesso questo terreno di gioco, un po' abbiamo migliorato un po' sicuramente il terreno di gioco, che era in uno stato di totale abbandono. E quindi speriamo per il futuro di riportare il calcio a Leporano, perché a Leporano abbiamo avuto anche categorie importanti di calcio, quindi voglio che il calcio a Leporano ritorni per far divertire questo pubblico che sta veramente dimostrando un grande entusiasmo. Attaccamento proprio alle tradizioni, tradizioni un po' sì. Come, volendo esagerare, come per Siena, no? Lì c'è l'attaccamento con il palio, però il legame con i quartieri è quello. Il legame con i quartieri è importante. C'è una sana rivalità, però voglio dire, l'importante è che tutti noi ci divertiamo. Alla fine, bravo Roberto! Beh, qui a Leporano c'è uno special guest, il consigliere regionale Renato Perrini, da sempre legato al mondo dello sport, al contatto diretto. Beh, parliamo di queste iniziative estive che fanno bene certamente allo spirito, nel senso che è bello stare insieme, aggregarsi e così anche fare del sano movimento. Bisogna fare del sano movimento. Sono qua che sono stato invitato dal consigliere comunale che ha la delega allo sport di Serina Tardiuta, ma tu sai benissimo la vicinanza mia a questo paese, al sindaco Damiani, a Filippo Paone. Questa è una bella realtà che è molto presente, video che si danno a fare molto in questa estate, hanno fatto parecchi incontri soprattutto anche di sport. E credo che questa è una realtà che piano piano sta crescendo, perché la sto frequentando e vedo che ogni anno sta facendo dei bei passi in avanti. Del torneo Sant'Emidio va al torrione della farmacia, al capitano Pietro Lomasso.
e al presidente Luca Brescia. Luca, avvicinati. Io ho una certa età, spero lo facciano gli altri. Lo spirito è in campo, lo spirito giovane, poi in campo la classe non è acqua. No, quello non manca, fortunatamente non manca. Comunque l'importante è che ci siamo divertiti.